Ce l'hai fatta? Certo che sì. Barnaba stava per venire di nuovo a cercarti. Come ha detto, è il pensiero che conta, giusto? A quanto pare. Vieni, ti stanno aspettando. Temevamo che non ce l'avresti fatta. Specialmente ora che le guardie ateniesi ti cercano. Cleone dovrà fare di meglio per fermarmi. Che cos'è questo? Abbiamo un piano per sconfiggere Cleone. Oh, io non lo chiamerei piano. Un sacco di parole e poca azione. È diverso, senza Pericle. Ma il suo spirito è con noi. È per questo che siamo qui. Un tempo ci riunivamo per dimenticare i nostri problemi. Ora siamo qui per risolverli. E per fare ciò che importa veramente. Riportare Atene alla gloria. Quindi volete sconfiggere Cleone? Parlatemi del piano. Non sarà semplice. La sua morte interromperà la pace e per Atene sarà anche peggio. Ha ragione. Dobbiamo prima screditarlo. A quanto pare, Aristofane intende farlo con un'opera. Un'opera? È molto più di una semplice opera. Oh, non ti scaldare tanto. Non capisco perché non possiamo amarci tutti quanti. Sarebbe molto più divertente così. Che cosa avrebbe di così speciale quest'opera? Includerà anche la tua celebre imitazione dell'orango? Ah, curiosamente l'ispirazione mi è venuta da quella. Non è un rischio mettere in cattiva luce Cleone di fronte ai suoi ammiratori? Credo che l'opera farà cambiare loro idea. La vera arte è rischiosa, ma il mio piano funzionerà. Non perdiamo tempo. Cleone sta inviando una nave a Mitilene per uccidere chi si trova lì. Il popolo si fida di Cleone. Accetteranno qualsiasi sua proposta. Ma questo non significa che staremo a guardare. Sconfiggere Cleone non sarà facile. Ma con il tuo aiuto sarà possibile. Μόνον όταν τα επιχείρημα δομείται πιστικών, τότε δυνατάν κερδάνε εν ζήτημα. Ανατρέχομαι να σταθεί εν επιχείρημα, δύο οι όροι. Dovevo restare. Cleone andava fermato. Solo gli idioti guardano al passato in momenti come questo, e tu non lo sei. Ora lavoriamo insieme per salvare Mitilene. Quindi questo sarebbe una sorta di piano? Fin da quando ho sentito Cleone parlare di Mitilene, sapevo che qualcosa non andava e ho cercato di scoprire di più. Il tuo piano sembra promettente. Uno dei miei studenti si è finto una guardia dell'Acropoli.
A quanto pare Cleone nasconde qualcosa e ha incontrato delle persone in segreto. Una mossa audace. Sono tempi bui. Se nell'Acropoli si nasconde qualcosa di utile, io la troverò. Credo che lì troverai la prova dei suoi misfatti. E se il popolo non si rivolterà contro Cleone? Lo farà. Presto parlerò in pubblico. Con il tuo aiuto dimostreremo a tutti chi è veramente. Dove vuoi che vada? Nella parte occidentale del santuario dell'Acropoli. Hai altre indicazioni su dove cercare? So solo che Cleone ha sempre amato la statua di Atena. Sembra un buon luogo da cui iniziare. All'Acropoli troverò qualcosa che Cleone non potrà negare. Bene, presto parlerò al popolo sull'Apnice. Se trovi qualche lì. Farò in fretta. Finalmente qualcuno che ha voglia di divertirsi. Non so quanti altri rifiuti di Socrate riuscirò a reggere. Non temere, sopravvivrai. Forse tu potresti aiutarmi a dimenticarlo. Siamo nel bel mezzo di una guerra. Cleone sta conducendo l'intera Grecia nel caos e tu pensi a divertirti. Almeno finché non avrò consumato tutte le mie energie. Conservale per qualcosa di più utile, allora. Cosa c'è di più utile che sfogare un po' di tensione in tempi difficili? Lavoro meglio sotto pressione. Beh, quando tutto questo sarà finito, forse io e te troveremo un bel posto tranquillo per rilassarci. Vedremo. Un luogo che si addice a Cleone. Sono tutti allerta qua attorno. Yep.
Quindi per trovare la chiave devo trovare il comandante Faello. Questa pala è stata usata recentemente. Tracce di fango. Verranno dal giardino. Sembra che qualcuno abbia scavato. La famosa Acropoli, una testimonianza dell'abilità. Giù!
Socrate aveva ragione. È proprio quello che ci serve. Bene, sei qui. Il popolo attende il mio discorso. Dovresti riuscire a usare questo a tuo vantaggio. È quello che ho scoperto su Cleone. Mitilene è solo il primo dei luoghi che intende spazzare via. Con l'influenza che ha sulla polis, otterrà tutti i consensi che vorrà. Allora tocca a noi far cambiare idea al popolo. Ti unirai a me? Parlare al popolo potrebbe non bastare. Dobbiamo dimostrare che le azioni di Cleone sono sbagliate. Mi sorprende sentirti proporre una cosa del genere. Come avevi detto? Viviamo in tempi bui? È così. Segui il mio esempio e rispondi come se supportassi Cleone, non me. Farò del mio meglio. Ma Socrate, Cleone è un uomo del popolo.
Dimmi, se ferisci qualcuno con una spada, non sei forse responsabile? Lo sono. E se ingaggi qualcun altro per ferire una persona, sei ancora responsabile dell'azione? Sì, sarei sempre responsabile. Sei ragionevole e quel che dici è giusto. Se una persona viene danneggiata in qualsiasi maniera e noi siamo parte della causa del suo danno, siamo responsabili. Abbiamo stabilito che possiamo fare del male a qualcuno anche indirettamente. Sì, giusto. Allora lascia che ti faccia un'altra domanda. Di chi dovremmo fidarci? Della maggioranza o di chi ha più esperienza? La maggioranza ha sempre ragione. E chi è che informa la maggioranza? Beh, suppongo che ci sia una guida da seguire. E se scoprissi che questa guida ha mentito alla massa che segui, che cosa faresti? I bugiardi non meritano la mia fiducia. Giustamente. Se una persona ti mente una volta, chi può garantirti che non lo farà di nuovo? Sì, hai ragione. Allora concordi con me che chi mente non è degno di essere seguito. Ma certo! Oh, ateniesi! Non concordate anche voi che si possa avere la responsabilità di un danno arrecato anche indirettamente? Sì! E seguireste qualcuno se scopriste che vi ha mentito per il proprio tornaconto? Certo che no! Allora, in questo caso, vi prego e imploro di ascoltare bene le mie parole. La persona che seguite vi ha mentito per il proprio tornaconto. Cleone vi ha mentito per ottenere i voti necessari ad attaccare Mitilene e abbiamo la prova che lo rifarà. Se la sua nave arriverà a destinazione, la gente di Mitilene non avrà scampo. Ora che conoscete la verità, potete revocare la vostra decisione. È necessaria un'altra votazione. La vita di quelle persone è anche nelle vostre mani. La nave deve essere fermata. Forse poteva andare meglio, ma penso che il popolo non possa negare le prove che abbiamo presentato. Abbiamo solo parlato. Abbiamo fatto molto di più. Abbiamo presentato delle prove e un'argomentazione chiara a supporto di una causa che non solo danneggerà Cleone, ma forse salverà innumerevoli vite. Ma è stato sufficiente? La notizia della condotta disonorevole di Cleone si diffonderà in tutta Atene. I cittadini amano la città e quello che rappresenta. Nessuno vuole la sua rovina. Τραγωδία κινείται μεταξύ τριών βαθμίδων.